L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare dei dati relativi all'emergenza sanitaria con il consueto bollettino. Oggi si contano 89 nuovi positivi in Abruzzo e 3 decessi, ma ci sono poi anche le novità emerse dalla riunione dell'unità di crisi della regione che si è svolta oggi a Pescara, con il governatore Marsilio che chiede di rivedere i parametri dell'R con T, dell'indice R con T, che in questo momento per l'Abruzzo è a 0,9. Ma sentiamo tutti i particolari da Marina Moretti, che è collegata con noi. Buonasera Marina. Sì, buonasera Anna, buonasera ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Diego Martelli siamo davanti all'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, sede di Pescara, dove da poco si è conclusa la consueta riunione settimanale dell'unità di crisi. Le notizie della giornata sono tante, cercherò di riassumere nel più breve tempo possibile prima di passare alla lettura del bollettino e poi di dare la parola allo stesso Presidente Marsilio che abbiamo ascoltato pochi istanti fa. Intanto da lunedì più o meno dovrebbe partire la piattaforma di prenotazione dei vaccini per gli over 40, il tempo di mettere a punto le ultime cose, già annunciato questa mattina dall'assessore Veri, confermata dal Presidente Marsilio. Altra notizia: ce l'ha, non resta ancora per una settimana in zona rossa, cosiddetta zona rossa, perché ci sono valori che non convincono ancora e quindi l'ASL ha detto e ha chiesto appunto di farla rimanere in zona rossa, anche perché ci sono delle varianti che vanno monitorate. Altra notizia ancora, il Presidente Marsilio ha confermato che tutte le regioni stanno cercando di far cambiare idea, per così dire, al governo rispetto all'utilizzo dei parametri stabiliti. L'indice R con T, la valutazione dei contagi, dice Marsilio, non deve essere più un totem, ma piuttosto utilizziamo un R con T ospedaliero, per così dire, cioè che tenga conto dell'occupazione delle strutture sanitarie, perché se pure ci sono diversi contagi, ma nessuno in maniera grave, non vengono appesantite le strutture sanitarie, le terapie intensive, allora con i vaccini che intanto procedono saremo comunque pronti a sopportarlo. Oggi l'Abruzzo è a 0,95, sappiamo che sopra l'1 c'è il rischio di finire dritti in zona arancione, però dice Marsilio sarebbe immeritato rispetto poi al discorso che ho fatto poco fa. Vediamo prima di ascoltare il Presidente come è andata proprio oggi la situazione rispetto al bollettino. Beh, in Abruzzo oggi ci sono stati 89 nuovi positivi e vi dico anche che i positivi sotto ai 19 anni sono 16, 6 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo, quindi Pescara ancora diciamo così esente da dati preoccupanti. Lo stesso Marsilio poco fa ha detto: aspettiamoci che a Pescara risalga il numero dei positivi, perché è talmente basso che fatalmente, insomma, abbiamo visto come il Covid stia facendo dall'inizio un po' il giro delle province. Certamente se nel frattempo si va avanti con la campagna vaccinale, questa situazione poi mano a mano nel tempo dovrebbe scomparire. Ci sono sempre meno casi anche in ospedale, meno nelle terapie intensive, e oggi vi posso dire anche che il tasso di positività calcolato sul numero dei tamponi effettuati è all'1,7%. C'è anche da dire che ci sono 334 persone guarite. Adesso lascerei proprio su questi punti salienti dire qualcosa al Presidente Marsilio, al quale ho chiesto anche notizie sulla famosa convenzione con i farmacisti che dovrebbe essere già decollata, dovrebbero essere già operativi le farmacie operative per effettuare i vaccini, ma insomma non se ne vede proprio ancora traccia, neanche tra l'altro dei tamponi gratuiti per gli studenti, o almeno non in tutte le farmacie. Vediamo cosa ha detto il Presidente Marsilio. Anna, se sei d'accordo poi ti rilascio la linea. L'indice R con T è un criterio da superare? Voi state premendo perché si raggiunga un RT ospedalizzato, ospedaliero, non so come la miglior definizione. Ci riuscirete in tempi brevi da scongiurare anche magari il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione, visto che siamo a 0,95? Ma spero di sì, non siamo solo noi. Tutte e 21 le regioni e le province autonome hanno chiesto al Ministro di superare questo indice. D'altronde il dato di oggi, sto appena scrivendo appunto al Ministro, ci stiamo scambiando messaggi, proprio su questo tema. Sarebbe paradossale che la prossima settimana, magari perché arrivano, che so, un paio di focolai in più dentro le scuole,
o in qualche comune, e ci fa arrivare con 1,01 di R conti. Nel frattempo abbiamo gli ospedali praticamente svuotati. Oggi siamo a 20 posti di terapia intensiva. Un mese e mezzo fa ce n'erano 90. Abbiamo poco più di 200 posti di area medica occupati, quindi in una situazione del genere, con la popolazione vaccinata che aumenta di giorno in giorno, ovviamente facciamo 10.000 vaccini al giorno almeno, e quindi in un quadro del genere pensare con un'incidenza media largamente sotto 100 e Pescara da quasi un mese, praticamente un mese sotto 50, quindi che sarebbe stata zona bianca già da quasi un mese, ritrovarsi magari in arancione senza giustificato motivo, perché l'unica ragione che ci deve motivare ad adottare misure restrittive è quella di evitare che la gente finisca in ospedale, che gli ospedali si riempiano, quindi questa è la ratio dei provvedimenti. Le regioni hanno chiesto di utilizzare come parametro principale quello della incidenza, cioè il numero dei casi rapportato alla occupazione dei posti letto negli ospedali, perché quello è il criterio più oggettivo e razionale che debba essere utilizzato. Spero che lunedì, come ci è stato promesso dal ministro Speranza e dalla ministra Gelmini, il governo con le regioni chiuda questa fase di ridiscussione dei parametri e che la prossima settimana la valutazione avvenga su criteri adeguati al nuovo quadro epidemiologico. Ci sono quelle convenzioni con le farmacie che sono state fatte, che sono però ancora un po' un punto debole, perché sembra che in effetti né i tamponi gratuiti per gli studenti né i vaccini vengano fatti, o almeno non in tutte le farmacie. Stiamo risolvendo con le associazioni dei farmacisti questo tema e io penso che nei prossimi giorni lo supereremo. D'altronde i protocolli e i contratti e le convenzioni che abbiamo sottoposto alla firma dei sindacati e delle associazioni dei farmacisti sono gli stessi che vigono in tutta Italia, quindi sarebbe strano che in Abruzzo non venissero accettati da questi professionisti.